Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Sono stati illustrati questa mattina presso il Salone degli Stemmi di Palazzo della Provincia i progetti previsti dal piano di rigenerazione sociale per l'area di crisi di Taranto. Dopo le polemiche dei giorni scorsi e i dubbi sollevati dall'opposizione sui fondi ex Ilva da destinare alla rigenerazione sociale, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha voluto fare il punto. Arrivavano originariamente dei Riva come restituzione, poi al governo che disse 30 milioni tratteneteli. E quindi sostanzialmente sono soldi che il governo disse teneteli voi e dateli in questo piano. La legge era abbastanza chiara, se l'andate a vedere, dava gli obiettivi, erano abbastanza chiari, noi ci siamo attenuti alla legge e soprattutto il problema era quello, capire di cosa il territorio avesse bisogno. E quindi sostanzialmente tutta quell'attività degli stakeholder, di sentire cosa avete bisogno dal carcere alla ASL, alla prefettura, al tribunale per i minori, di cui spesso noi ci dimentichiamo, al tribunale. E a quel punto abbiamo tirato fuori quelli che erano i fabbisogni e abbiamo risposto con i progetti. In particolare, se vedete i progetti che noi definiamo strutturali, cioè noi per un linguaggio tutto nostro li abbiamo divisi in servizi strutturali, sono molto belli insomma. All'epoca non è che furono forniti i numeri, furono individuati i fabbisogni di ciò che c'era bisogno e elaborati dei progetti. È ovvio, io l'ho detto, che un piano di queste dimensioni, perché 30 milioni non sono pochi, non sono tantissimi, ma non sono pochi, è ovvio che lo devi rimodulare e noi le abbiamo fatte le rimodulazioni. Quando ci accorgiamo che un progetto probabilmente non soddisfa in pieno, noi lo abbiamo cambiato, ci riuniamo ogni 4 mesi. E se è necessaria una modifica strutturale, devo dire che il Ministero finora ci è stato vicino, nel senso che i decreti ministeriali di modifica sono arrivati in 20 giorni, un mese. Cresce l'inquinamento a Taranto. ARPA Puglia rileva emissioni record di benzene nel capoluogo ionico. La denuncia del co-portavoce nazionale d'Europa Verde, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. Un aumento, spiega Bonelli, come dimostrato da una lettera che in data 5 gennaio la dirigenza di ARPA Puglia ha inviato ai commissari ex Ilva chiedendo di intervenire per ridurre le emissioni di benzene, composto tossico che genera il cancro, in particolar modo rilevati dalla stazione situata nel quartiere Tamburi. Intanto il governo Meloni intende introdurre l'immunità penale a favore degli amministratori ex Ilva, aggiunge l'esponente politico, sancendo l'impossibilità da parte dell'autorità giudiziaria di emanare provvedimenti interdittivi. Un provvedimento, conclude Bonelli, che viola le norme dello Stato italiano in materia ambientale e quelle relative alla salute. Sono 499 nuovi casi di positività al Covid su 5.867 test giornalieri per una incidenza dell'8,5%. Questo quanto rilevato dal bollettino giornaliero del 15 gennaio. Sono 2 le persone decedute. Nel Tarantino si registrano 70 nuovi casi. Dei 17.573 attualmente positivi, 243 sono ricoverati in area non critica e 17 in terapia intensiva. Riconoscere la professione infermieristica come lavoro usurante. Questa è la richiesta del presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Taranto, Pierpaolo Volpe, che nelle scorse ore ha inviato una nota sul tema ai parlamentari e consiglieri regionali eletti nella provincia ionica. Una professione soggetta al burnout, ovvero la sindrome stress lavoro correlato, afferma il presidente Volpe, il quale sottolinea la grave carenza di personale all'interno delle strutture sanitarie. Da anni gli infermieri, spiega, sono costretti ad un super lavoro in condizioni di forte disagio e quindi stress lavoro correlato. È arrivato il momento di riconoscere agli infermieri il dovuto, conclude Volpe, ovvero quanto è già riconosciuto ad altre professioni, quello di lavoro usurante. Secondo 0-0 casalingo consecutivo per il Taranto, che nel 22esimo turno di campionato contro la Turris di Gaetano Fontana non riesce a centrare una vittoria che manca ormai da 3 turni e che ai punti gli ionici avrebbero certamente meritato, specie per quanto fatto vedere nella prima frazione di gioco completamente dominata dagli uomini di Capuano, che si sono resi pericolosi in almeno 3-4 occasioni con Provenzano, Ferrara e Tomasini.
che però hanno peccato di freddezza al momento della conclusione verso la porta avversaria difesa da Perina, bravo a negare il gol proprio all'ex paganese al 32esimo. Più equilibrato il secondo tempo, caratterizzato da due cartellini rossi, uno per parte, ed attacchi sterili delle due compagini che praticamente quasi mai si sono affacciate nell'area di rigore avversaria. Da segnalare l'esordio dei nuovi arrivati in casa rossoblu, Bifulco e Semprini, che hanno mostrato in parte le loro potenzialità, complice anche l'inferiorità numerica. Un buon punto quindi per il Taranto, che sale a più 4 sulla zona playout e può guardare all'importante sfida salvezza di domenica prossima del Degli Ulivi contro la Fidelis Andria con relativa tranquillità. Ancora una sconfitta per il Martina di Massimo Pizzulli, che dopo il KO esterno contro il Casarano cade a domicilio contro un Lavello capace di capitalizzare l'unica occasione creata nell'arco della gara. Stop che brucia quello incamerato davanti al proprio pubblico dagli itriani, che pur gestendo la contesa sul piano del palleggio per larghi tratti non sono riusciti a festeggiare a dovere le 100 caps in casacca biancazzurra di Cristianone Ancora. Nonostante le occasioni capitate all'attaccante ex Taranto su quelli di Nicola Pinto e Dato Diaz a decidere il match, ci ha pensato Maione all'11esimo della ripresa su azione di contropiede, mandando di fatto in ghiaccio una partita che conferisce ossigeno ai lucani e fa suonare assordante l'allarme in casa Martina. La gioiella Prisma Taranto riassapora il gusto del successo casalingo. Al Palamazzolo la formazione allenata da coach Di Pinto torna a imporsi davanti al proprio pubblico, sconfiggendo per 3-0, 25-22, 25-22, 25-20 la WTU Verona nella quarta giornata di ritorno del campionato di Superlega Credembanca. Una partita condotta magistralmente dalla compagine tarantina, che nel primo set ha perso per un infortunio alla spalla destra all'opposto titolare Stefani. Nonostante ciò, i rossoblù sono stati in grado di sopperire all'inconveniente grazie a una grande prova corale. MVP dell'incontro Oleg Antonov, autore di ben 18 punti. Lo schiacciatore ex nazionale ha preso per mano la gioiella Prisma Taranto nei momenti topici, conducendola alla vittoria. Domenica prossima i rossoblù scenderanno in campo in terra veneta nello scontro diretto per la salvezza contro la Pallavolo Padova. È una squadra che sta giocando un eccellente pallavolo da tanto tempo su tutti i campi. Poi è chiaro che quando il livello è alto non è facile vincere su tutti i campi per i nostri mezzi. Noi siamo molto contenti di quello che facciamo, abbiamo raccolto meno di quello che meritiamo sicuramente. Oggi forse un pizzico di fortuna ci è tornato indietro sono molto felice per i ragazzi, non posso essere felice per me, perché essendo sia il manager che il tecnico, io già sto pensando ai nostri guai, quindi sto già pensando al futuro. Non bastano le doppie cifre di Bruno, Cena, Villa e Corral, CJ Basket Taranto, per evitare la seconda sconfitta nel nuovo anno. Al Toursport la compagine tarantina guidata da coach Olive non riesce a riscattare il KO subito 7 giorni fa in terra laziale contro la Luis Roma, e cede per 70-73 contro la BPC Virtus Cassino nella 15ª giornata del campionato di Serie B girone D, chiudendo a quota 16 punti il girone d'andata. Dopo una partita in cui i rossoblù sono stati costretti a rincorrere l'avversario, Conte e compagni possono recriminare per l'ultimo possesso di gioco. Dopo una autentica rimonta nata da almeno 14 del terzo periodo, i pugliesi hanno provato a risalire la china, conquistandosi anche il pallone dell'eventuale overtime a 5 secondi dalla fine dei 40 minuti regolamentari. Le fatiche degli ionici non sono state premiate, con Taranto che sarà costretta a cedere laziali davanti al proprio pubblico. I 18 punti di Bruno e i 14 di Corral rendono solo meno amaro il KO. Ora bisognerà subito proiettarsi alla gara di domenica prossima contro Pozzuoli per iniziare con un piede diverso il girone di ritorno. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo notiziario.